Hi, I'm Frank, and I read my first book in English. A few moments later. Ciao ragazzi, io sono Francesco, la vostra fonte di informazione, e oggi posso dirvi con grande piacere che ho letto il mio primo libro in inglese. Nel video book haul di aprile, infatti, vi ho detto che avrei letto Death on the Nile di Agatha Christie in lingua originale. A fine maggio ho finito di leggerlo e oggi sono qui per parlarvi della mia esperienza e per darvi qualche consiglio utile nel caso anche voi vorreste leggere il vostro primo libro in inglese. Se anche tu vuoi leggere Death on the Nile di Agatha Christie, un giallo molto affascinante, ti ho lasciato il link in descrizione per comprarlo. Prima di cominciare, fate esplodere il tasto di mi piace e iscrivetevi al canale, così da darmi la forza per il prossimo video e per il prossimo libro in inglese. All'inizio la mia idea era di leggere almeno 10 pagine al giorno in inglese e se non ci fossi riuscito avrei letto le pagine mancanti nel weekend, dove solitamente ho più tempo per leggere. Così facendo, visto che il libro era di quasi 400 pagine, dopo un mese l'avrei finito senza problemi. Ho iniziato questa sfida il 28 aprile, però fin da subito ho dovuto fare i conti con la realtà. Il primo problema da superare, infatti, era proprio la scelta del metodo di lettura. Inizialmente, ad ogni parola che non conoscevo, mi fermavo, la cercavo e poi ne scrivevo il significato. E dopo aver capito il senso di una pagina, la rileggevo così da riuscire a seguire il corso degli eventi. Però dopo più o meno 3-4 giorni di sperimentazione ho capito che questa cosa non era fattibile. Non solo leggevo ad una velocità davvero ridicola, ma fermarsi ogni minuto per cercare una parola era una cosa davvero non sostenibile. Inoltre, rileggere una pagina mezza tradotta in italiano era come leggere lo stesso libro in italiano e non aveva molto senso. Stavo leggendo all'italiana un libro in inglese e questa cosa non mi avrebbe portato a nessun risultato. Così, dopo aver sentito alcuni amici che già leggono in inglese, ho deciso di cambiare strategia. Avrei letto in modo continuo, sottolineando tutte le parole che non conoscevo e mi sarei fermato solo quando, dopo aver letto un paio di pagine, non avrei capito nulla di quello che stava succedendo. Seguendo questa strategia, mi sono reso conto che il più delle volte capiamo le cose proprio continuando a leggere e soprattutto che non serve sapere il 100% di quel che si legge per capire il senso di un discorso. Molte parole, anche non conoscendole, riusciamo a legarle al contesto in modo intuitivo e ci facciamo un'idea di quello che possono significare. Così facendo ho acquisito dimestichezza e ho iniziato finalmente a godermi il libro. Proprio per questo, se anche voi volete iniziare a leggere in inglese, vi consiglio di fare così. Non fate come me che all'inizio cercavo di fare le traduzioni dall'inglese all'italiano, ma piuttosto immergetevi nella lettura. Venendo all'aspetto didattico della lettura, è vero che in questo modo non imparerete tutti i vocaboli, ma sicuramente vi suoneranno familiari se li rincontrerete nelle pagine. E proprio collegandomi a questo, posso dirvi che Agatha Christie, ad esempio, nei suoi libri, utilizza tantissime volte le stesse parole o le stesse espressioni. Così, se anche la prima volta che le incontrate non sapete il significato, continuando a leggerle, sicuramente un'idea di quello che significano ve la sarete fatta. E infatti è proprio sulla scelta del genere e dell'autore che si baseranno i vocaboli che incontrerete nelle pagine. Nel mio caso, avendo scelto un giallo, mi aspettavo termini di quel registro. E infatti così è stato. E se qualche parola o espressione non la conoscevo, poi potevo arrivarci con un po' di ragionamento. Inoltre, durante la lettura, sicuramente troverete alcuni vocaboli ormai in disuso, quindi non vi fate troppi problemi a saltarli e a non cercarli sul dizionario. Ogni autore poi ha il suo modo di scrivere e io, avendo letto già un libro della Christie, sapevo quali sono i suoi tempi e il suo modo di fare. Prima avrebbe presentato i personaggi, poi ci sarebbe stato un momento di tensione, poi i vari colpi di scena e infine la risoluzione del caso. Quindi se volete leggere il vostro primo libro in lingua originale, vi direi di scegliere un libro di un autore che già avete letto, di un genere che gradite e che soprattutto vi piacerebbe leggere. Perché ogni libro ha i suoi capitoli più noiosi e questo ve li farà superare, soprattutto se si tratta di leggerli in lingua originale. Durante la lettura, poi, da quando la storia è entrata nel vivo degli eventi, ho iniziato a leggere molto di più. E questa è una cosa che mi succede spesso ad ogni giallo, perché voglio sapere chi è l'assassino. E infatti le ultime 100 pagine le divoro in un solo giorno. Così facendo, il 31 maggio ho finito di leggerlo, recuperando anche la prima settimana in cui ero stato molto lento. Questo per me sarà solo il primo libro letto in lingua originale, adesso sono già pronto per iniziarne un altro. E voi invece? Avete già letto il vostro primo libro in inglese o siete tentati a provarci? Scrivetemelo nei commenti e fatemelo sapere. Ragazzi, dalla vostra fonte di informazione per oggi è tutto. Se non volete perdere i prossimi appuntamenti, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!